Lezione su DNA e scena del crimine all'Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei con un professore d'eccezione. A salire in cattedra il generale Luciano Garofano, esperto genetista forense dal 95 al 2009, comandante dei Risti Parma nel reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche. Nella sua carriera si è occupato di importanti casi di cronaca nera, tra i quali la strage di Erba, il serial killer Bilancia, il delitto di Novi Ligure, il caso Cogne e il delitto Garlasco. Ovviamente il DNA ci ha dato degli strumenti impensabili, perché poter sapere che da una traccia invisibile come la saliva, il sudore, un sangue lavato, un pavimento lavato, noi possiamo risalire alla vittima e quindi avere degli elementi oppure di un sospettato e quant'altro. Questo significa che abbiamo degli strumenti fondamentali. Hanno cambiato la vita anche proprio dell'approccio sulla scena del crimine. Però questo significa che bisogna essere anche molto attenti, molto cauti e soprattutto agire sempre attraverso dei metodi che permettano una raccolta idonea delle prove, affinché siano garantiti anche i diritti di tutti, sia quelli della difesa e quelli dell'accusa, che naturalmente cerca di portare in dibattimento il vero autore di efferati omicidi. È stata un'occasione imperdibile per i ragazzi dell'ITIS che sognano di lavorare nel mondo delle scienze forensi, in cui il generale è tra i massimi esperti in materia di indagine scientifica. Per noi è stato un onore e un piacere accoglierlo, anche perché oltre a illustrare le tecniche di indagine forense, ha dato una panoramica su quelle che sono le opportunità di carriera dopo un diploma, i percorsi di laurea, come si può entrare a far parte dei nuclei investigativi, e penso che molti ragazzi siano rimasti affascinati, abbiano avuto anche degli spunti interessantissimi per il loro futuro professionale.